Benvenuti a tutti, ci attende una grande partita. Da un momento all'altro i giocatori dovrebbero fare la loro comparsa sul terreno di gioco. Io sono Fabio Caressa e qui con me c'è Luca Marchegiani. Un saluto Fabio a te e agli amici che ci ascoltano. E ora ascoltiamo l'inno ufficiale della UEFA Champions League. E potete vedere lo schieramento delle due squadre in campo. Si fa sul serio, si parte. Luca, secondo te chi sarà il giocatore chiave della partita? Willian è un giocatore che unisce l'eleganza tipicamente brasiliana e la tecnica a un'incredibile intensità di gioco. Lo vedi partecipare alla fase offensiva e un attimo dopo tornare subito indietro per recuperare il pallone. Sì, sì, di sicuro la difesa avversaria lo teme e cercherà in tutti i modi di complicargli la vita. Dzeko. Bakayoko. Pedro. Bakayoko. Morata. Strootman è dominato fisicamente. Gonalon. Nainggolan. Alonso con l'intercetto. Alonso scodella in avanti, cerca la profondità sulla fascia. Ecco Morata. Cerca di lanciare il compagno. Strootman. C'è la palla lunga in avanti. Cerca la fondo, palla al piede. Kolarov. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Florenzi. Si spinge in avanti. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Florenzi non riesce a servire il compagno. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Manolas la gioca in profondità. Allarga sulla fascia. Perotti cerca il numero. Kolarov. Sono alla ricerca di uno. Va di testa! Colpo di testa che si perde sul fondo. Perotti.
palla in profondità sulla fascia. Il pallone arriva a Dzeko. Ecco il traversone. Courtois allontana il pericolo. Nainggolan. Bakayoko riconquista la palla. Morata. E se vi foste sintonizzati solo ora, tranquillizzatevi, la partita è ancora sullo 0-0. Cerca la profondità. Bella apertura. William ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone, ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Cerca l'uomo là davanti. Cesc Fabregas. È davvero una bella serie di passaggi questa. Se ne va. Non ci può arrivare nessuno qui. Manolas si appoggia al portiere. Bonalon. Strootman. Nainggolan. Morata. William. Bonalon. Il direttore di gara decreta un calcio di punizione. Pedro allarga il gioco sulle fasce. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Palla larga in profondità. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Bel gesto tecnico. Può metterla in mezzo. C'è il cross. Aveva tanti compagni all'interno dell'area di rigore che potevano sfruttare il suo cross. È lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Lungo passaggio in avanti. Dzeko. Fischio del direttore di gara. Calcio di punizione. Bonalon. Florenzi. Cross di Florenzi. No, troppo lungo il passaggio. Non riesce a tenerla dentro. Azpilicueta. 5 giri di orologio per andare a riposo. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Prova a scavalcare la difesa. C'è il colpo di testa! Ottima la parata del portiere. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Prova il filtrante. Cerca la profondità, sulla fascia. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Ecco Florenzi. Occhio al cross. Salta e colpisce di testa. E c'è il gol. Un cross perfetto. Non poteva sbagliare. C'era scritto basta spingere. Questo è un colpo di testa da manuale, la coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Niente da fare per il portiere. Si riparte. Arriva il fischio dell'arbitro, può bastare per questo primo tempo. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Tifosi e giocatori saranno certamente soddisfatti di questo punteggio. Ora hanno altri 45 minuti per difendere il vantaggio. 1-0 e siamo nell'intervallo. Soltanto pochi palloni giocati in questo secondo tempo. Il vantaggio di 1-0 non dà nessuna certezza, devono dimenticarsi il gol e continuare a fare il loro gioco, come se fossero ancora sullo 0-0. Prova la giocata nello spazio. Palla messa fuori, sarà tiro dalla bandierina. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Vuole il lancio filtrante.
ci mette il fisico e conquista il pallone. William oggi sta trovando pochi spazi. La marcatura asfissiante su questo giocatore sta funzionando, anche se c'è inevitabilmente il rischio di lasciare scoperti altri spazi che i suoi compagni possono sfruttare. Strootman. Chance per tirare. Hazard prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Dzeko vuole la profondità. El Shaarawy scatta verso il pallone. Hanno già riconquistato palla. Il portiere la calcia lontano. In questi casi difendere con tanti uomini in mezzo è una buona idea, Luca? Sì o no? Sì, orientativamente sì. Il rischio è che portando tanti uomini in area inevitabilmente scopri altre zone del campo. Tipo, per esempio, ti può capitare di restare scoperto sulla tre quarti? Esatto, esatto. Se ti abbassi troppo lasci molti spazi davanti che gli avversari possono sfruttare, ad esempio colpendo dalla distanza. Eccolo qui, è arrivato il momento del cambio. Diego può dare la scossa che serve ai suoi. C'è bisogno della sua rapidità per mettere in difficoltà la difesa. Diego Costa, Florenzi, di forza. Fazio. Apertura di gioco sul fronte opposto. El Shaarawy. Alonso alle prese con un contatto ravvicinato. La tua opinione su quanto visto finora, Luca? Il vantaggio adesso permette alla squadra di gestire la partita, ma è un vantaggio troppo esiguo per pensare di far trascorrere i minuti che rimangono fino al 90° e basta. La squadra deve comunque cercare di riproporsi e cercare il secondo gol se può. William. Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. Allarga sulla fascia e passa. Palla intercettata. Cesc Fabregas. Dzeko riconquista la palla. Florenzi, autore di un assist oggi. David Luiz si è fatto trovare pronto. Diego Costa cerca un compagno. Si libera la grande. Elegante. Cerca la profondità. L'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare. Sì, di poco, ma era oltre l'ultimo difensore. Manolas. Florenzi. La Roma buca la rete quando manca poco a riposo. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Kolarov. Perotti. Ancora fuori dall'area. Strootman. Bonalon. La Roma è ancora avanti di un solo gol. Fazio. Manolas. El Shaarawy. Palla in profondità sulla fascia. Numero. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Gioca con un pallone lungo. Bell'intervento difensivo. Meglio in questa circolazione della palla. Non hanno più tanto tempo per rimediare. Allarga sulla fascia. Bell'intervento. E l'arbitro dice che non è fallo. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Diego Costa prova a prolungare. Devono cercare di essere più concreti se vogliono recuperare. La Roma aspetta solo il triplice fischio dell'arbitro. Prova il cambio di gioco. Ed ecco il fischio finale, tutti sotto la doccia. Una grande compattezza difensiva e un solo squillo davanti.
questo è bastato a vincere la partita. È bastata una rete per decidere l'incontro. Gli avversari hanno avuto più